Un vento fortissimo costrinse Goethe a sbarcare sulla sponda di Malpighi. Prima di lui chi percorreva il tracciato italiano dalla Germania attraversava il Brennero, giungeva a Trento, passando poi per Verona, per arrivare su queste sponde bisognava fare una deviazione che nessuno sapeva. A spingerlo sulle acque del Garda e nelle immagini del teatro, nonostante proprio la malcesine viste anche una disavventura. Mentre si godeva il paesaggio e la vita del borgo, fu scambiato per una spia e addirittura arrestato. La sua eloquenza e la sua cultura però convinsero le autorità locali a rilasciarlo. Era il più grande poeta della sua generazione. Scelgo di seguire anch'io i suoi passi, le sue impronte, le sue ordini. Quei giudizi. Anch'io lo lascio, però non c'è nulla per la minestra. Attraversare i luoghi con curiosità, passione e esigenza. Anch'io lo lascio. Poi c'è il riso da mangiare. Acà. Che coltello? No. La punta di atrás. L'ho portato un pochito. No. Allora, questo è nel plato? Sì. Solo che stava nell'aceto, nel ciotolo. L'olio lo possiamo mettere insieme, non so. Mangio due aglio. E l'acqua. Che questo? Mira qué bonito, esto me gusta mucho. Sono qui da quando sono nata praticamente, ma mi vivo sempre in vacanza con i miei, perché la sorella di mia madre si è sposata qua. Poi quando studiavo facevo la stagione qua e dopo quando mi sono laureata mi sono bloccata. Gradissimo qualcos'altro? Tiene un male audio, un mal sonoro, non si intende nada. Non capisco una parola, ma che no è? Risa, ho detto un po' del cuore. Non si può stare, sì. No, vabbè. Sì. Bessa, come senti? Ah, sì. Va bene. Allora, per escuchar. Poker, via le fish, è ricco. Qua, queste sono le fish, più ne hai, sono debiti e quando li hai tutti hai perso. Ah, è il contrario, è il contrario. Ma cosa vi giocate? Un bicchiere, è là, il vino loro glielo offro io, va bene? Un bicchiere per tutti, avete già vinto. Alla vostra. Così si imbriacano adesso perché loro continuano a giocare. Potevano giocare per una camminata. Vabbè. Facciano camminare il vincitore. Mi hanno vivo. Guarda. Sembra una barca. Che tu vista quello che mi ha lo solivo. Mira, sembrava una barca quella costruzione. Sei soddisfatta così o vuoi qualcosa? Che diga la troia che sa che la tranca già. Viste come se la llevaron volando de noche. Le dije a los muchachos, anoche se la llevaron, la misma noche, el mismo día.
y me dijo, sí, porque se lo llevan para leña, y era de leña dura. Ellos me preguntaron si la quería. La habría cortado a mitad y la ponía acá en la huerta. No, se la han aportado antes por el cerro que había. No, el cerro está puesto ahí. No lo pueden sacar. Nella punta, nella barra, nel... Hanno creato quelli che io chiamo monumenti rurali, muretti a secco, generando i terrazzamenti e dando la possibilità ai giudici di far attecchire le loro forti radici. Mira los olivos, en el lago del Garda el viejo tenía un olivo que quedó toda la iglesia. Esto lo vamos a cerrar con la carta. Quest'ultimo non diventa improvvisamente né solitario né silenzioso né tantomeno. Semplicemente in esso cambia la vita, con le sue voci, i suoi rumori, i suoi colori. Una diversa quotidianità andrà a sostituirsi alla nostra e forse il senso, la lezione che possiamo ricavare dall'abbandono sta proprio in questo imparare. Non è niente cioccolato, niente di nulla, no? Tutto ciò che ci circonda. Non sei lo chiari a Jean, a Canguai. Lo sei che perdognolo. L'olio è un olio molto pregiato direi, molto leggero, il lago è un ottimo sistema per uniformare la temperatura durante l'anno, quindi le piante crescono tranquille e bene. Questo ragazzo era molto chiquito. Sono sempre molto chiquito. Sai perché? Vos querés otro? Sì, sì. ¿Sabés por qué son un chiquito a diferencia de la naranja? Porque estas son limas. Limas es como un limón. Sí. Chiquitito, verde. Pero centrarme en un ambiente, en un clima continentale, quello che mi offre il Monte Baldo. Prende il nome da una parola tedesca, vuol dire bosco. Monte bosco. Un tempo questi territori erano totalmente coltivati, allora immagino. Pensavo che lui era del campo. Tutti quei contadini, quei pastori che salivano lungo queste mulattiere carichi del loro fardello, la transumanza verticale. Non è lunga, non sono tanti chilometri, ma è così. Deve ascendere e discendere. Scesa, sfiancante. Cioè, invece di andare in orizzontale, i pastori andavano in verticale. Sai, le pecore, guarda. Le pecore che cadevano di giù. Sto percorrendo il sentiero della speranza. Arrivavano prima. Su una dimensione mistica. È il santuario della Madonna della Colonna. Appare così come una gemma preziosa incastonata tra la parete. Mira, mira. Guarda come hanno potuto costruire una cosa così. Strappando la terra al monte proprio, quello è il caso di Dio. Tu sei un giornalista, uno scopritore, un maestro. Potrei usare un'altra parola che mi piace, che è insegnante, colui che lascia un segno. E stiamo calcando il sentiero che ci porta dalla base per oltre un'ora e mezza fino al santuario. Tu credi che anche questi camminamenti siano memoria per chi verrà dopo? Allora guardi, intanto stiamo facendo un sentiero molto particolare e mi piace proprio la speranza, partire basso, venire verso l'alto, cercare anche un qualcosa che illumina, se vuoi. Ti va se ci insegniamo un attimo, rifiatiamo? Molto volentieri, mi racconti, molto volentieri. Io ho percorso il Baldo lungo e largo, per me il Baldo è casa e mi piaceva l'idea poi di poter farlo fare anche agli altri, e tra l'altro in sicurezza, che dobbiamo tenere conto anche di quello. Mi piaceva l'idea di poter creare dei circuiti fattibili per tutti, non difficili, e sono comunque tutti sentieri che vanno verso l'alto, quindi c'è un significato. Addirittura tre di questi sentieri convogliano tutti nello stesso punto. Perché lo fai? Per le vitamine, no? E un qualcosa che poi rimanga, non è solo il mezzo di un tracciato, appunto, a bandiera in alto e farlo, la tabella del cane. È stato creare un progetto che rimarrà nel tempo. Questi sentieri hanno.